Io ho fatto un ordine preciso, uno smoking modello imperatore. Avvocato, mi creda, ci ho parlato più di una volta. Lorena, trovami quello smoking, richiamali e digli che fra un'ora sono lì. Ah, lo porto a destra. Scusi? Dillo con un po' di malizia, loro capiranno. È un ottimo progetto, Francesco. Ernesto. Intendevo Ernesto. Io ho un occhio particolare per queste cose. No, perché io non ce l'ho. Ce l'hai e come? Ernesto. Cos'è sto pacchettino? Non mi ero dimenticato, Carlita. Me l'ero anche segnato sull'agenda. Oh, Martina. Colorate i capelli. È una settimana che li ho colorati. Mi stai dicendo che devo lasciare lo studio? Pensa che gli altri volevano darti questa notizia una settimana fa. E lì mi sono proprio imputtato. Dico, no, aspettiamo il suo compleanno. Così la sera esce, si distrae. Una premura mia. Che vuoi? Baffolina, baffo. Mi ha picciato addosso, che schifo! La crisi. Pensiamo alla sospensione. Ma a 12 anni, di che cosa stiamo parlando? Parliamo di gesti di questo tipo. Qui l'unica sospensione che è in ballo sono le nostre grosse donazioni all'Istituto delle Suore Abbacchiate. Addolorato. Quello che è. Chi sostiene che il paese è in ginocchio, dico. Ora non resta che ce lo succhi. Così gli dico. Alberto, controllati. Ah, lo facevo più magro. Facevo più calmo. Abbazzesi mi ha detto, quando è che verresti a Berlino a incontrare i nuovi capi? Domani, gli ho detto, vengo domani. Scheiße. Che zum Teufel, blöder Italiener. Io in tedesco so solo dire scheiße. Merda. Non dirlo. Oh, mi scusi. Ma che stai facendo? Cappelletti, qui stavo guardando la mia ragazza, ti rendi conto? Magari. Spero che non sia stato un problema per te partire così in fretta e furia. The Great Rush Atley. Volevo darti alcune imbeccate. Some tips. Questo è un sicuro. Some tips. Scusa, anche un po' il linguaggio schietto. Frankly speaking. Adesso hai rotto i coglioni, va bene? Cos'è? Cocaina. No, sono allergico. Alla cocaina? No, alla polvere in generale.